Quel giorno mi alzai male, con un forte dolore alla schiena, andai a prepararmi un buon tè con un goccio di limone con pane e marmellata. Quel giorno ero davvero strano. Quel giorno non ricordo perché, ma stavo male. Avevo un forte mal di testa e una grande voglia di dormire. Quel giorno vidi tutta la mia famiglia riunita a cena. Stare con la mia famiglia quel giorno mi rendeva felice, ma non felice come al solito, felice quasi da piangere. Non credevo ancora che era passato così tanto tempo. Quel giorno chiesi a mio figlio se andava tutto bene, se aveva bisogno di qualcosa. Lui mi disse che andava tutto bene, che suo figlio si stava per laureare e che sua figlia aveva appena finito l'asilo. Quel giorno mi ricordo anche che a un certo punto qualcuno mi toccò la spalla. Mi girai e vidi quel bellissimo sorriso di mia nipote, che mi guardò negli occhi e mi chiese: «Ehi, sai che al mio amico Sid gli piaci?» Io gli risposi: «E chi è questo Sid?» Lei mi rispose: «È il mio amico immaginario, quello che mi dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. L'altra volta mi ha detto che lui ha tanti amici e che tra poco mi porterà con lui a farmi vedere dove sono tutti loro.» Io non la presi sul serio, chiaramente era una bambina, e passò. Quel giorno ero felice, davvero. Quel giorno mi facevo strane domande, mi chiedevo: un Dio esiste? Se una persona ha un amico immaginario, è pazza, ma se tante persone hanno lo stesso amico immaginario, è religione? Non so perché, ma sembrava che questa sconosciuta verità, queste strane perplessità, mi continuavano a passare per la testa. Ormai era sera, tardi. Avevo finito quella deliziosa tisana ed ero sempre steso su quella comodissima poltrona, quando a un certo punto qualcuno mi toccò la spalla, ma quella volta non era mia nipote, era Sid. Quel giorno, sì, quel giorno, quando ancora ero vivo.